Parliamo ancora del fare oggi, perché è il fare la pratica. Perché è nel fare di tutti i giorni che perdiamo la presenza, mentre il fare di tutti i giorni è la pratica della presenza. Nel fare di tutti i giorni è possibile vedere tutte le abitudini dello stato di coscienza egoico, tutto il passato. Lo vediamo facilmente, se solo vogliamo vederlo. Allora, la scelta di usare il fare per essere presenti, quindi usare il fare per essere, mettere il fare al servizio dell'essere, di chi siamo veramente, è il passaggio importante. Durante la meditazione, seduti con gli occhi chiusi in una stanza tranquilla, al sicuro da tensioni e difficoltà, impariamo la concentrazione, impariamo lo star fermi, impariamo la resa, impariamo a lasciare essere ciò che è senza manipolarlo, senza interferenze. Impariamo a essere al centro di noi stessi. Ma poi questo essere al centro di noi stessi dobbiamo portarlo fuori. Dobbiamo portarlo per la strada. E allora il fare di tutti i giorni che sembra un impedimento all'essere presente diventa la pratica. Tutto questo insegnamento è un insegnamento pratico. Non è un insegnamento di conoscenza teorica, non è un insegnamento di conoscenza mentale, è un insegnamento pratico, è un insegnamento attraverso il quale percorri il tuo quotidiano in un altro modo. Mi chiedete ancora e ancora di dirvi come si fa a uscire dalle vecchie abitudini, come si fa a non ricascare di nuovo in un fare compulsivo. Perché proprio questo è il passo, proprio questo è il passaggio. Durante la meditazione imparate a staccare l'attenzione dalla forma, dal piano delle forme, quindi da pensieri, emozioni, sensazioni fisiche. Non significa che le negate, che non le percepite, che le spingete in fondo, no, significa che le lasciate essere come sono. Quando le lasciate essere come sono, e questa è la resa, avete riconosciuto che ci sono. Avete riconosciuto che sono lì. E lì lasciate essere quel movimento. Un pensiero passa, riconoscete che c'è, non lo seguite, non lo sviluppate, ma non ci lottate contro neanche. Stessa cosa con le emozioni, c'è un moto di paura? Guardatelo, l'emozione si prende dal corpo. Guardatelo, lasciatelo essere, è una sensazione fisica. È intensa? Sì, può essere intensa, così come possono essere ossessivamente intensi i pensieri.
Lasciateli essere, guardate la forma. Allora, nella meditazione da soli o in gruppo, ma seduti, attenti, imparate a star fermi e lasciar libere le forme di essere come sono, senza volere che finiscano, senza volere un risultato, perché quella non è resa. La resa è vedere ciò che è e quello è. E rimanete attenti. Senza speranza che finisca, senza aspettative, senza cercare di capire, di comprendere, senza cambiare nulla, stando. E questa è la meditazione da seduti. Occhi chiusi, c'è quello che c'è, ascoltate, accogliete tutto quello che ascoltate, esterno ed interno, lasciate l'attenzione libera di muoversi e guardate la vitalità dell'attenzione quando si muove dentro. E se da questo ascolto appare qualcosa di denso, appare una forma qualunque, non è importante sapere cos'è quella forma. La includete nella vostra attenzione, la includete nella vostra attenzione, cioè non diventa il vostro centro di attenzione, quella cosa lì non è il centro del vostro mondo, è un avvenimento fra tanti. C'è il silenzio esterno, magari c'è il silenzio interiore, ci sono dei suoni interiori, il corpo è pieno di suoni interiori. E c'è anche questa densità. Non chiudete l'attenzione lì dentro, perché non appena voi chiudete l'attenzione lì dentro, l'attenzione diventa quella forma. E siete di nuovo nel piano della forma. Il piano della forma è il piano mentale, è il piano dell'ego, è il piano dell'idea di chi sono. Quindi riconoscete che c'è una densità, un pensiero, un'emozione, un dolore fisico e la includete fra le altre percezioni. Adesso c'è il silenzio, c'è la mia voce, c'è magari qualche suono che avete intorno. E può darsi che ci sia una sensazione fisica, un'emozione, un pensiero. Lo includete nella vostra attenzione senza perdere, cioè lasciate l'ascolto aperto. Lo includete nella vostra attenzione. E questa è la pratica da seduti. Cosa accade nel momento in cui portiamo fuori per la strada, al lavoro, al volante, sui mezzi pubblici? Nelle relazioni intime. Cosa accade quando portiamo questo nella vita, quando andiamo nel fare, nella manifestazione? Accade che non appena c'è una forma che vi arriva, parole di altre persone, azioni di altre persone, un'emozione che viene dal vostro pensiero, un movimento interiore o esterno, non appena c'è quel movimento, parte immediatamente un fare condizionato. E agiamo nello stesso modo in cui abbiamo sempre agito. Rispondiamo nello stesso modo, diventiamo emozionali. Sembra che non possiamo staccarci da un'abitudine. Anche perché
La mente ci continua a ripetere che dobbiamo rispondere, dobbiamo agire, è imperativo fare. Cominciamo a mettere in dubbio la mente. Può darsi che dica la verità, può darsi che non sia la verità. Potrebbe essere non necessario agire subito. E questo ci dà la possibilità di allargare il tempo. Qualcuno richiede un'azione, magari la richiede in maniera emozionale, magari la richiede in una maniera egoica e quindi questo aggancia l'idea di chi siete ed eccovi, tac, intrappolati. Allora la pratica sul cuscino. La pratica da seduti, da soli, vi aiuta. L'interno del corpo è il luogo in cui può avvenire questa separazione fra la forma e l'essenza. Vediamo la forma, vediamo la reattività, vediamo questa cosa che stringe interiormente e la lasciamo essere. Allora la nostra attenzione, che è la consapevolezza, la nostra attenzione resta libera. Guardi la sensazione fisica, ci stai, resti lì, attento, attenta. Ma dovrei rispondere, dovrei fare, devo agire. No. Fermo, ascolto, in ascolto di ciò che è. E vedrete, soprattutto le prime volte, la mente fibrillare, cercando di spingervi. È come se premesse il bottone del condizionamento. Vai, fai, vai, fai, adesso, subito. Cosa diranno le persone di te se non rispondi? Bla 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 bla. Metteteci il vostro preferito. Fermo, attento, senza aspettative. Quindi non con la speranza che venga fuori un'azione nuova, perché in quel modo siete nel futuro. No, avete perso il presente subito. Voglio, 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 voglio. No. Stai, vedi il voglio, vedi la spinta della mente che ti dice devi, resta. Riconosci che c'è quella spinta, ma sei fermo, non la segui. E naturalmente alcune volte ti riuscirà e alcune volte non ti riuscirà, ma questo accade sempre quando impariamo qualcosa di nuovo. È assolutamente normale che accada questo. È una pratica. È come imparare a camminare. Si cade, ci si alza, si cade, ci si alza. Non date in pasto all'idea di chi siete ogni fallimento. Ogni volta che non vi riesce, attenti, perché lì c'è l'idea di chi siete, la vecchia idea di chi siete, quel piccolo povero me che viene fuori e dice ecco perché. Oppure dice questa pratica per me non funziona. Passi ad un'altra e così poi a un'altra e così poi a un'altra e così poi a un'altra. E non cambia mai niente. Persisti. Abbraccia una pratica e vai avanti con quella.
Molti di voi hanno una conoscenza incredibile, frutto di letture illuminate. Ma le letture sono sì importanti perché ispirano, perché mantengono la direzione. Ma se queste letture non si trasformano in pratica, non accade niente. Non accade proprio niente. Allora, in questo passaggio di portare lo stato di presenza nella vita di tutti i giorni, il punto è sempre lo stesso, la resa a ciò che è. E vi ricordo ancora una volta, perché è così difficile capire la resa, perché non, la mente non la capisce la resa. La mente capisce una resa condizionata. I trattati di pace sono questo. Io ti do e ottengo questo. Allora noi mettiamo in atto rese condizionate con tutto quello che si muove intorno a noi. La resa è incondizionata. La resa è semplicemente riconoscere ciò che è e lasciarlo libero di essere com'è, senza cercare di capirlo, senza giudicarlo, senza giudicarti, senza giudicare fuori. Questo è. E il riconoscere che questo è che ti tiene fermo. Questo è, adesso questo è. Qualunque cosa stia accadendo, adesso c'è questo. Ed è l'unica cosa che c'è adesso. La vita di tutti i giorni può diventare un'altra vita, senza che cambi nulla, semplicemente perché portate la vostra attenzione appoggiata nell'interno del corpo, ma io faccio un lavoro mentale, sì, includi il corpo. Fai un lavoro mentale, includi anche l'interno del corpo. Non chiudere, apri. C'è la mente che funziona e che è uno strumento fantastico, ma c'è anche l'interno del corpo che ti radica nell'adesso. E allora accadrà che le prime volte non risponderai a tono, accadrà che non risponderai come gli altri si aspettano che tu rispondi, accadrà cosa molto temuta dall'idea di chi sono, che farò la figura dello scemo, come se fosse la prima volta e come se fosse l'ultima. E poi pian piano il movimento nuovo si manifesta. Allora, l'unione della meditazione sul cuscino con la meditazione durante la vita di tutti i giorni cambia la vita. Cambia la vita perché nello stare fermo su ciò che è nella vita di tutti i giorni hai la possibilità di vedere tutte le abitudini, tutti i comportamenti compulsivi, tutte le trappole in cui sei stato invischiato o invischiata per tutti questi anni. Ma attenzione, se ne fai un giudizio, sei di nuovo rinchiuso nella gabbia. Non c'è niente da giudicare, è uno stato di coscienza, non ha niente a che vedere con chi sei, è solo uno stato di coscienza. Guardi, vedi, anche lì
Lascia passare la spinta della mente che vorrebbe che tu cambiassi comportamento. Non farlo. Stai dove sei. Guarda come ti muovi. L'uscita dalle cose, per uscire dalle cose dobbiamo entrarci. Allora c'è un comportamento abituale, un comportamento compulsivo, una cosa che ti fa soffrire, poi genera emozioni e tutta la roba che sappiamo. Guardalo. Guardalo senza giudizio, lascialo essere. Lascia che il comportamento che c'è sia, ma che sia visto adesso, che sia osservato. Lo lasci libero di manifestarsi, lasci quella forma vecchia libera di manifestarsi e la guardi. E ciò che in te guarda, quella lì è l'essere. E l'essere è libero, è già libero, non deve essere liberato. È già libero. L'essere guarda il comportamento e lo lascia essere, e lo lascia libero di essere. L'attenzione che sei, la consapevolezza che sei, guarda quel comportamento e sta. Radicato nell'interno del corpo, lì dove la sensazione fisica di quel comportamento si riflette. C'è un dolore. Quel dolore nutre l'ego. Lo ha nutrito per tutti questi anni. L'ego si nutre di sofferenza. Ogni volta che incappi in quel comportamento abituale, c'è una sofferenza e l'ego si nutre di quella. Togligli il cibo stando attento, togligli il nutrimento stando attento o attenta nella sensazione fisica, è da lì che lo prendi. Per fame, stai nella sensazione fisica, così com'è, senza cercare che cambi, senza volere qualche altra cosa, senza lamentartene, senza manipolare in alcun modo ciò che è. Fermo. Come vedete, questo richiede una scelta chiara e forte. Perché sono anni di condizionamenti, anni. La maggioranza di questi condizionamenti non sono neanche nostri, li abbiamo ereditati, sono arrivati dal passato. Quindi c'è bisogno di tutta la nostra intenzione, di tutto il nostro volere esserci nell'adesso, volere essere liberi. C'è bisogno di tutta la nostra intenzione per fare questo passo, perché è l'intenzione che ti sostiene quando fallisci, quando cadi, quando reagisci di nuovo per l'ennesima volta ancora nello stesso modo e non succede niente. Sembra che non succeda niente. Insisti, insisti, insisti e le cose si ripetono e sei sempre intrappolato nello stesso comportamento. Continua, continua. Quel comportamento in cui sei intrappolato in realtà è un aiuto. È per questo che la vita di tutti i giorni è così importante per la pratica spirituale. Perché quel comportamento lì è una spinta a dire basta, a non volerla più. Se non continuasse quel comportamento, quei comportamenti, potresti anche lasciarti andare. Quei comportamenti ti servono a mantenere il timone sul tuo obiettivo, a volere un altro stato di coscienza, a volere chi sei veramente e non un'idea di te.
Al di sotto di ogni cosa c'è un motivo illuminato, sempre, sempre. Guardate per esempio quello che accade in questi giorni, che accade sempre più frequentemente, la fretta, la necessità, il dovere di correre, il non aver tempo. C'è un motivo illuminato anche dietro questo. Ed è la concentrazione. Puoi fare le cose in fretta, ma per fare le cose in fretta devi essere veramente focalizzato su quello che stai facendo. Devi essere veramente presente su quello che stai facendo. Allora è una buona pratica. Ma se sei identificato con la mente, se sei identificato con un'idea di te, se sei identificato con la lamentela e col giudizio, ti perderai nella lamentela, nel giudizio del fatto che devi aver fretta, che ti spingono, e perderai la pratica, che è la concentrazione su ciò che è. Allora, qualunque sia il tuo quotidiano, qualunque sia il vostro quotidiano, entrateci, come dice Eckhart, come se l'aveste scelto voi stessi. Perché in realtà è così. Lasciate l'abitudine di farvi vittime, non porta a niente. Lasciate l'abitudine di lamentarvi, non porta a niente. Di cercare colpevoli, non porta a niente. Entrate nel vostro quotidiano. Come entrate nella meditazione, come entrate quando vi sedete sul cuscino, entrate nella vostra stanza, vi sedete sul cuscino e avete quel... Ah. Entrate nel quotidiano nello stesso modo, onorando ogni forma che vi si manifesta, onorando le forme interiori, onorando le forme esterne. Onorare significa riconoscere che ci sono e lasciarle essere come sono. Si onora attraverso la resa. E allora il quotidiano diventa un'altra cosa. E allora le esperienze più difficili, così come le meditazioni più difficili, nelle quali sembra che non accada niente, sono sempre le migliori, quelle che danno più frutti. Le persone più insopportabili, le situazioni più difficili, le sfide più alte, tutti quei luoghi comuni della vita di tutti i giorni che tutti attraversiamo. Tutto ciò che si manifesta è la voce della vita che ti sta dicendo pratica, manifesta, manifestati attraverso questa manifestazione, attraverso questa sfida, manifestati. Ci siamo già manifestati? Attraverso l'idea di chi siamo, ma non è più quello. Le cose sono cambiate. Non si tratta di confermare un'idea di chi sei, un ruolo, non si tratta di andare all'opposto di quella idea. Si tratta di essere l'essere che sei, nella sua completezza.
nella sua rotondità, nella sua totalità. L'essere che non è separato da nulla e che non ha nessuna necessità di separarsi dalle forme, perché le forme in realtà sono manifestazione dell'essenza universale. Ogni forma lo è. E c'è una cosa semplice che vi dice: nella vita di tutti i giorni, se siete nella coscienza egoica, nello stato di coscienza egoico, o se siete in un altro stato di coscienza. Lo sforzo. Osservate lo sforzo dal corpo, la tensione, l'irrigidimento. E rilassate il corpo. Di tanto in tanto prendete un respiro e rilassate il corpo. Lo sforzo è la vecchia coscienza. La leggerezza è la nuova coscienza. Si possono incontrare cose difficili, intense, nella leggerezza della presenza. L'attenzione è leggera, è forte, ma assolutamente leggera. Non c'è sforzo nell'attenzione. Ma la concentrazione mentale sì, contiene sforzo, perché vuole un obiettivo. L'attenzione, che è, non vuole. Non vuole raggiungere un obiettivo. È. E da questo si muove spontaneamente con un fluire leggero. Quindi accogliete ciò che è, praticate con qualunque cosa, non fate nessuna eccezione. Non appena facciamo un'eccezione alla resa, pioveranno le eccezioni. Attenzione, cura l'interno del corpo, l'attenzione libera dalla forma. E che l'attenzione è libera dalla forma, ve lo dice lo sforzo, l'irrigidimento, le contrazioni, le chiusure fisiche, sono tutte cose fisiche. Ascoltate questo insegnamento più volte. Portatelo con voi per una settimana, ma ascoltatelo spesso, perché insieme alla pratica di ogni giorno vi aiuterà a comprendere più profondamente, ed allora l'insegnamento che viene dalla vita di tutti i giorni diventerà conoscenza, saggezza, comprensione profonda. Grazie.